Al CES, come abitudine, Acer presenta anche nuovi Chromebook e questo è il nuovo Chromebook 315 che viene presentato proprio qui al CES 2019. Questa volta però non monta piattaforma Intel e neanche un chip ARM, bensì è uno dei primi Chromebook al mondo con piattaforma AMD. E infatti la casa californiana AMD ha presentato proprio qui in fiera due processori dedicati espressamente ai notebook con Chrome OS. Questo è il modello di Acer, Chromebook 315. Modello CB315 in due diverse versioni, 2HT con touchscreen e 2H senza touchscreen, un modello da 15,6 che già in passato era in vendita con piattaforma Intel. Il display è un IPS Full HD da 15,6 pollici, vi ho già detto arriva in versione touch o non touch, perfetto per la condivisione perché ha buoni angoli di visione e anche perché, come al solito, la cerniera permette di ribaltarlo all'indietro con un angolo massimo di 180 gradi. In alto c'è una webcam che supporta la tecnologia HDR e con un angolo di 88 gradi, anche qui per favorire la condivisione, quindi potete utilizzare la webcam anche se siete con un amico. All'interno abbiamo un processore AMD A6 9220C oppure un A4 9120C dual core con una grafica AMD Radeon R5 o R4 rispettivamente e con un ammontare di memoria massimo da 8 GB e di storage da 32 GB eMMC, quindi una dotazione hardware abbastanza elementare, basilare per questo Chromebook 315 che mi sembra anche dall'aspetto un notebook destinato agli studenti oppure un notebook destinato ad essere una valida alternativa ai mainstream di primo prezzo. La batteria lo alimenta per una durata massima di circa 10 ore e questo dovrebbe essere un po' lo svantaggio rispetto alla versione con piattaforma Intel che invece era accreditata di una durata massima di 12 ore. Sono invece a vantaggio della versione con AMD le capacità di web browsing nella lettura delle email e per quanto riguarda le app di produttività personale o le app tipo Office, oltre ovviamente all'editing di foto e al gaming online. Il networking utilizza un chip 802.11ac 2x2 MIMO e Bluetooth 4.2. Le dimensioni del telaio, che è completamente realizzato in plastica, sono di 38 cm, 25,6 cm, lo spessore è di circa 2 cm, un po' meno. Il peso è di 1,72 kg, quindi un notebook che comunque si trasporta con facilità. Il fatto che sia fabbricato completamente in plastica lo rende un po' meno elegante, ma comunque molto pratico. Sulla cover c'è questa finitura a rilievo che migliora il grip, la presa e allo stesso tempo nasconde lo sporco, mentre all'interno abbiamo una finitura AMR con un effetto metallo satinato. L'altra caratteristica poi di questa macchina è il fatto di avere gli speaker posizionati frontalmente ai lati della tastiera ad isola per avere un audio di qualità migliore. La tastiera può essere anche retroilluminata sui modelli con touchscreen. Diamo uno sguardo alle interfacce sui lati. Sul lato destro abbiamo un foro per l'antitaccheggio, una porta USB-C che serve anche per l'alimentazione, una USB-A. Frontalmente non c'è nulla e poi sul lato sinistro abbiamo una seconda porta USB-C, potete utilizzare anche questa per alimentare il device, un'altra porta USB-A, quindi la dotazione di interfaccia è abbastanza ampia, oltre a un lettore per micro SD e un jack audio. Quindi tirando un po' le somme su questo Acer Chromebook 315, è un notebook molto concreto, molto pratico, con componenti di livello abbastanza basso, ma che rispecchiano completamente il prezzo col quale arriverà in Europa a partire dal mese di aprile di 399 euro.